immagini che vi arrivano dallo stadio comunale di Montesarchio, Allegretto, amici di User TV, ultima giornata dei campionati dilettanti di eccellenza e promozione. Noi seguiremo l'ultima sfida del Cervinara prima della fase degli spareggi playoff. Alessandro, mentre sono partiti in questo momento, dopo la prolungata sosta, si vuole dare un po' di minutaggio in vista della corsa. Infatti, si fa vedere ora in avanti. Attenzione, ancora forza e coraggio. C'è questa traversa di Marco Petrone che va al cross con il ginocchio, tenta Arciello. La battuta, pallone che viene respinto, poi c'è Dragone che vince due contrasti, ancora il pallone lì e arriva anche il fischio dell'arbitro con Arciello. Battuto corto, è uno schema, palla che resta verso l'area di rigore, poi arriva la conclusione. Calcio d'angolo con il pallone che finisce in rete con Borrelli che immischia. Ha il tocco finale il difensore del Cervinara dopo la battuta d'angolo Borrelli, la battuta d'angolo di Dragone, si è accesa una mischia. Attenzione, palla a Poziello, è dotato di un buon tiro Poziello, la conclusione che va alta. Guadagni, punta l'uomo, se ne va Guadagni. Attenzione, il pallone verso Petrone e c'è la parata del portiere Torino. Palla che arriva da Sante con il pallone che viene messo al centro e fa coraggio con il tentativo di Yalov. C'è la chiusura puntuale, precisa. Arriva ancora Yalov. Termina a terra Yalov. Da parte di De Marco, poi può partire Yallov. Attenzione con il pallone che arriva a Cochen e il Cervinara. Yallov in area di rigore, c'è la parata a terra di Devanno. Cessava e c'è il doppio fischio del signor Rotondo di Frattamaggiore. Si parte per i secondi 45 minuti con il Cervinara in vantaggio per 1-0. C'è la conclusione da parte di Arciello con il pallone che non gira. Parte Dragone direttamente sulla porta. Il portiere Torino però non si fa trovare impreparato. Si ferma Arciello, il cross. Non riusciamo. Viene recuperato da Sieno, attenzione, c'è Dragone, va alla conclusione e poi si alza la bandierina, si alza la bandierina, il gol di Arciello viene annullato. Va Dragone, entra in area di rigore Dragone, la parata e poi gol, e arriva il gol di Arciello. È Sbordone che a rimorchio ha segnato questo gol dopo la volata. E ancora De Marco, ancora per Sbordone, la conclusione che finisce fuori Sbordone. Azione cervinarese, Russo, Lillo lancia Sbordone verso la porta e Sbordone tutto solo, vediamo, e c'è il gol e la doppietta di Sbordone. Ma servito dal Russolillo con il contagiri, chiude i conti ancora Sbordone. Servito da Russolillo. E arriva anche il triplice fischio del signor Rotondo di Frattamaggiore.